Amici, weapon tuning, preview. Una preview sulle armi, su The Final Shape, ovviamente. Salutiamo gli amici di YouTube, ovviamente, come sempre, perché noi siamo in stream. In descrizione trovate il link per venirci a trovare su Twitch quando volete. Vediamo un attimino che cosa hanno cambiato. Weapon archetypes, si parla di archetipi. Archetipi o archetipi, raga? Tipo Gade o Kaide? No. Tolgono le specifiche sulle mod. Quindi niente più boss, niente più taken, niente più minor, niente più major. Quindi niente più quella piccola percentuale di danno che faremo, che facciamo in più con quelle mod. Per quanto riguarda le esotiche primarie, loro si dicono contenti del danno che fanno in questo momento, così come anche quelle dei Trace Rifle. E quindi hanno leggermente ridotto il danno contro i Red Bars, contro i nemici rossi. Ah, ok, però dice che la maggior parte delle armi non riceveranno un grossissimo cambiamento perché sotto verranno buffate. Quindi aspettate un attimo, prima di gridare lo scandalo, aspettate un attimo. Quindi il danno verso i minori per quanto riguarda le esotiche primarie e i Trace Rifle è stato diminuito dal 40% in più, che c'era stato qualche tempo fa, al 30%, quindi di un 10%. Però sotto c'è una serie di buff che andremo a leggere tra poco. Ci tengono a considerare il fatto che questi sono cambiamenti soltanto per il PvE e tengono anche in considerazione il fatto che ovviamente le armi esotiche non possono equipaggiare le mod. Per esempio, il Risk Runner è stato aumentato del 10% contro i Red Bars, mentre lo Shayura, che hanno preso una mitraglietta così a casaccio, è stato aumentato del 3%, solo del 3%, proprio perché non può più equipaggiare la mod contro i rossi, contro i minori che stavamo lì, insomma. Quindi praticamente queste mod sono state, tra virgolette, messe all'interno di alcune armi. Presumo che le minor spec, quindi questo 3%, è stato messo all'interno delle primarie. Per compensare il fatto che alcune, appunto, di queste mod sono state tolte dal gioco, sono stati messi in ballo alcuni buff alle armi. Aumentato il danno in PvE, questo ovviamente con The Final Shape, ragazzi, The Final Shape. In PvE è stato aumentato il danno dei Pulse Rifle degli impulsi del 20%. A parte la lancia gravitazionale e il revisione zero con la modalità che spara ad alto impatto. Gli Shotgun Pellet, quindi gli shotgun con la rosa dei proiettili, non gli slug, 10% in più. A parte l'Agrius, il Tractor, il finalità condizionale e il quarto cavaliere. Gli slug shotgun sono stati aumentati del 9%, i fusione del 7% a parte il mille voci, gli sniper 7% a parte l'Izanagi e il cloud strike in nembo assalto, perché entrambi di questi, insomma, sono contenti così. Le glaive, che so chi usa, va bene, 7%, fusioni lineari 5%. Quindi un buff generale per, diciamo, bilanciare il fatto che sono state tolte queste mod dalle armi, che poi ancora non ho capito perché. Spiegano perché. Comunque, è stato aumentato il danno contro i minori. Armi da supporto, Trace Rifle, Scout e archi del 20%. Fucili automatici e impulsi del 15%. Quindi questo qui, queste percentuali che vi sto dicendo sono da sommare a queste qui che sono globali. Solo PvE. Queste che vi sto dicendo adesso sono solo contro i bersagli rossi. Gli SMG 10%, mitragliette 5%, cannoni portatili 5%. Contro i maggiori, quindi quelli con la barra arancione, ragazzi, i Trace Rifle sono stati aumentati del 20%. Mentre per quanto riguarda il danno globale, quindi compreso anche il PvP, ragazzi, machine guns e spade 7%. Per nerfare tutti questi buff, sono stati portati un po' più giù alcune armi, tipo l'impatto solare, il Trinity Ghoul, la lancia di Polaris e la lancia gravitazionale, che sono le quattro armi che si utilizzano di più ormai in questo meta di esotiche primarie. È stato diminuito il danno dello splash damage del 10%, cioè quindi le esplosioni. Se vi ricordate, parecchio tempo fa, Bungie aveva dato alle armi cinetiche un damage bonus in PvE, le cinetiche, rispetto alle energetiche facevano più danno, vi ricordate? Cosa cambia? Cambia che da The Final Shape non ci sarà più questo bonus damage contro i boss, mentre contro tutti gli altri sì. Quindi le cinetiche continueranno a fare più danno,
ma contro i boss no. Quindi l'esempio che fanno è questo: uno sniper cinetico contro uno sniper da stasi, che fanno parte della stessa sottofamiglia, quindi che sparano alla stessa velocità. Oggi il cinetico fa più male, con Define Shape sarà uguale. Andando avanti, quality of life per alcuni tipi di armi. Alla domanda se è stato nerfato il supremazia, contro i boss sì. In poche parole, contro il boss sì. Perché hanno tolto il buff, non hanno buffato le altre armi. Quindi sì, fondamentalmente è un nerf contro i boss, però solo contro i boss, raga. Solo contro i boss. Per gli hand cannon sono stati cambiati alcune statistiche per cercare di stringere il delta che c'è, la differenza che c'è tra il martello igno e gli altri 120. Quindi la daga di Grimil è stata aumentata la stabilità da 23 a 31, è stata aumentata la maneggevolezza da 23 a 31, è stato aumentato il caricatore da 8 a 9 ed è stata aumentata anche l'airborne effectiveness da 10 a 21. Poi per il Something New, stessa cosa, aumentata stabilità, aumentata l'handling e aumentato il magazine size. Niente di particolare. I lineari, i burst, quindi quelli che sparano tre colpi, i lineari pesanti, sono forti ma sono hard to control, quindi sono difficili da controllare a quanto pare. E quindi è stato diminuito l'animazione del rinculo per far sì che siano un po' più precisi. I lancia granate ad ondate. La grandezza dell'ondata adesso verrà controllata, diciamo così, dal blast radius. Mentre fino adesso fondamentalmente i primi perk sono sempre stati abbastanza poco importanti, diciamo così, adesso col fatto che vengono che il blast radius serve, probabilmente dovremmo cercarne tra virgolette di altri o craftarne di altri. Dicono che la maggior parte dell'impatto sarà sulla larghezza, quindi meno impatto avrete più stretta sarà la lingua del colpo, ovviamente più ne avete più sarà larga, così come anche la lunghezza. Quello che cambia è che sono stati nerfati tutti quanti i lanciagranate di ondate per quanto riguarda fondamentalmente la gittata. Passa da 22 metri a 15. Questo è un nerf pesantino, eh? 22 metri a 15, ovviamente eccetto il messaggero morto, che è esotica, quindi la lasciano così. Però da 22 metri a 15 il nostro acquiescenza sarà un po'... Per quanto riguarda le esotiche, si parla del Divinity. Allora, sanno ancora che il Divinity per alcuni contenuti è l'arma più usata, e quello che andranno a fare non sarà un nerf per quanto riguarda il danno o per quanto riguarda il suo perk, ma fondamentalmente a generare la sfera che poi voi colpite quando siete in fase di DPS con Define Shape ci metterà di più. Serviranno più colpi per far generare la sfera da colpire con il Divinity. Questo ovviamente vuole dire che avrà meno efficienza per quanto riguarda le munizioni e sarà anche meno utile contro tutti quei nemici che non ci permettono di mirare in maniera tranquilla. Smettete di sparare a Rulk col Divinity, ci metterete più tempo a far riproccare il Divinity. Il 75% di colpi in più serviranno per formare la gabbia del Divinity. Il tocco del male è stato aumentato. La durata della bruciatura, diciamo, che dà la palla corrotta che sparate con il tocco del male, da 2 secondi a 3.5 secondi, il che cambierà assolutissimamente l'arma. L'osteostriga invece, che era stato già nerfato, a quanto pare se ne becca un altro. Hanno messo lo spread del poison con un cooldown. Quindi se voi fate una kill ogni 2 secondi, la seconda kill non attaccherà il veleno agli altri, ma avrete 4 secondi. Quindi ogni 4 secondi potete fare il burst del veleno. Bella merda. Già adesso praticamente non si usava più l'osso striga, perché si usava poco rispetto a prima. Così l'hai devastata completamente, sì. Il necrochiasmo, invece, stando a quanto dice Bungie, non sono così contenti per quanto riguarda l'ad clear che volevano dargli. Quindi adesso gli viene dato un piccolo buff. Il perk intrinseco adesso aumenta la velocità di ricarica dopo aver fatto le kill precise, aumenta la durata della bruciatura che applica il perk del necrochiasmo
con le esplosioni da 2 secondi a 3.5 secondi. E il Catalyst è stato completamente ricostruito. Adesso avrà One for Troll. Danneggiare 3 combattenti in successione ci permette di aumentare il danno, il range e le assist. Ah, vedi, perché è molto simile a One for All. Anziché uno per tutti, si chiama uno per i troll, i schiavetti, quelli piccoli. E vabbè, li danno uno per tutti, quindi è un buff in più ai danni, che in PvE secondo me ci può sta. Il lamento, nerf, ridotta la cura che dà. Sapete che il lamento vi cura quando fate l'attacco pesante, no? Cioè quando fate l'attacco caricato, mentre fate la parata, eccetera, eccetera. Vi curerà il 20% in meno e farà anche il 20% in meno di danno. Però solo l'ultimo colpo. We have reduced the damage of the high end of the chained heavy attack. Del 20%. Quindi l'ultimo colpo del... Taradà, taradà, taradà. Brubù. No? L'ultimo colpo, il quarto colpo, raga. Quello che fate facendo la capriola su voi stessi, insomma. Per il Colonia, invece, adesso spawnano insettoidi, più insettoidi quando fate le kill. Se fate le kill, ad esempio, che ne so, di un maggiore o di qualsiasi mob con la vita gialla o arancione, possono spawnare fino a 5 granate aggiuntive, 5 ragnetti aggiuntivi. Il bastione è stato reworkato il suo perk. Adesso fare danno con il melee, quindi con il corpo a corpo, aumenta il charge rate, il danno, il reload speed per un breve periodo di tempo. In più, danneggiare un nemico con il bastione aumenterà il danno del corpo a corpo. Mentre il caos deterministico, che penso non usa nessuno, adesso avrà gli antibarriera intrinsechi. Quindi con quest'arma si potranno fare in barriera a prescindere, un po' come l'arbalesta, un po' come la mazza draghi. E l'heavy metal e i vex decimal sono stati cambiati. Ah sì, che c'è quella roba lì ogni 4 colpi ogni 16. Adesso è stato cambiato. Adesso heavy metal parte ogni 4 colpi. E quindi ogni 4 colpi rendete il vostro nemico volatile. Mentre vex decimal, che rende i nemici, li indebolisce ogni 16 colpi. Quindi diciamo che è passata a essere un po' più da pulizia, visto che ogni 4 proiettili abbiamo un proiettile volatile. Ci sono anche una lista di perk. Vediamo un attimino che cosa si sono inventati. Profanatombe adesso si attiverà facendo danno con un corpo a corpo melee caricato. Questo è un nerf che già conoscevamo, e cioè reazione a catena. Ce l'avevano già detto, Bungie ce l'aveva già preannunciato, eccetera eccetera. Quindi adesso reazione a catena per quanto riguarda le armi speciali. E sì, sto guardando voi, acquiescenza nei nostri depositi. Faranno il 15% del raggio in meno. E il 20% di danno in meno. Però, se avete reazione a catena sulle pesanti, farà il 30% di danno in più. Allora, 20% di danno in meno e 15% di AOE in meno. Bisognerà fare dei test e capire quanto danno faccio in reaction adesso, per capire se l'esplosione di reazione a catena shotterà lo stesso quelli che gli sono vicini, come fa adesso. Fondamentalmente è possibile di no, magari li lasceremo con uno sputo di vita. Per come è Bungie, è probabile che faranno una roba del genere. Non è detto che sia completamente distrutto, raga. Rimane comunque un'ottima arma per pulire. Toccherà provarlo. Alla linea di massima cambia reazione a catena, che si becca questo 15% di raggio in meno con le esplosioni e 20% di danno. In più, le ondate avranno una lunghezza della lingua di fuoco più corta di 7 metri e la larghezza della lingua si baserà sul blast radius, ok? Quindi sul raggio d'esplosione. Quindi bisognerà capire poi cosa scegliere come perk. Però sì, è un nerf. Fondamentalmente lo sanno anche loro che queste sono le armi speciali più usate. Decostruzione. Adesso si ricaricherà dalle riserve invece che da Tineir, quindi dall'aria, un po' come è successo anche con il sussurro. E quindi probabilmente perde parte del suo potenziale, soprattutto per esempio sul transito del limite, che si utilizzava per sparare più colpi, proprio perché venivano, insomma, ritornavano nel caricatore, poi parole.
Se siete arrivati fino a questo punto del video, io come sempre vi ringrazio moltissimo, lasciatemi un like al video se vi è piaciuto e ricordatevi di condividerlo con i vostri amici. Se vi piacciono i contenuti che porto, considerate la possibilità di abbonarvi al canale, perché sarebbe un supporto enorme per me e per darmi la possibilità di continuare a creare contenuti per voi. Voi potrete usare le emote esclusive qui sotto nei commenti e venire riconosciuti dalla community proprio come accadrà adesso.